Se ne parla da tanti anni e in questi giorni è stato fatto un ulteriore passo in avanti per la realizzazione del percorso museale Pisano, ma ci sarà anche un biglietto unico, lo abbiamo chiesto agli addetti ai lavori. Nasce a Pisa la rete museale cittadina che coinvolge tutti gli enti del territorio interessati alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Un coordinamento tra varie realtà cittadine, Comune, Fondazione Pisa, Opera Primaziale, Ministero della Cultura, Università di Pisa, Soprintendenza, un percorso comune che inizia sancito dalla firma del protocollo d'intesa. Si creerà un comitato di cui faranno parte tutti i musei per stabilire linee condivise e dare all'offerta museale pisana un processo appunto, che integri e potenzi quella che è l'offerta dei singoli musei. Mette in valore tutto il sistema museale pisano, non solo quello di Ateneo, e credo che in questo caso si possa dire davvero che l'unione fa la forza, perché la città di Pisa è proprio naturalmente un tessuto di punti di interesse e di musei che non possono che trovare beneficio nell'accordarsi e avere una strategia comune in modo da intrattenere chiunque venga a Pisa, visiti e ne apprezzi tutto il portato storico. Un primo passo di una strada lunga che magari possa portare al biglietto unico per i musei cittadini. I have a dream, sarebbe un risultato enorme che appunto ha bisogno di vari passaggi. Questo è il primo passo che può arrivare anche a questo risultato. Su questo ci sono tante problematiche appunto fiscali, perché noi passiamo dai musei universitari alla fondazione di Palazzo Blu, alla primaziale, ai musei statali. Ognuno di questi ha delle caratteristiche giuridiche e fiscali particolari, ma passo dopo passo ritengo che si potrà arrivare anche a questo risultato.